Bentrovato, ti presento un capolavoro del nostro patrimonio artistico. Si tratta della Consegna delle Chiavi, opera di Pietro Perugino. L'opera ha lo scopo istituzionale di legittimare l'autorità dei pontefici, riportando il potere delle chiavi a quella che è la sua origine, l'origine divina, vale a dire a Gesù. Ma vi è anche una componente umana altamente drammatica, per cui quella consegna che vediamo in primo piano avvenne in uno scambio personale tra Gesù da una parte e il rozzo, ruvido pescatore Pietro, scambio in cui viene rivelata l'identità profonda sia dell'uno che dell'altro protagonista. Nel Vangelo le parole "a te darò le chiavi del regno dei cieli" completano quasi in maniera conseguenziale un altro episodio introdotto da una domanda di Gesù. Chi dice la gente che io sia, chi sia? Chi dice la gente che sia, chi sia il figlio dell'uomo? E gli apostoli rispondono: c'è qualcuno che dice Giovanni, c'è qualcuno che dice Elia, Geremia o qualcuno dei profeti. E Gesù però li incalza: voi chi dite che io sia? A questo punto, questa domanda in realtà è una domanda rivolta non solo agli apostoli, ma rivolta anche a me, rivolta anche a te. Chi è per te Gesù? Chi è per te Gesù Cristo? Che posto occupa nella tua vita? Chiaramente non basta quello che sentiamo dire di lui, quello che ci hanno raccontato di lui, ma solo da una relazione autentica con lui, solo questo ti permette di conoscerlo veramente chi lui sia. E soprattutto, se tu hai una relazione autentica, puoi scoprire il suo amore per te, capace di riempire la tua vita e liberarti dal bisogno di surrogati, di soddisfare i bisogni nella ricerca, per esempio, compulsiva del piacere o dell'approvazione da parte degli altri. A questo punto interviene Pietro che afferma: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù precisa che tale consapevolezza è frutto di una rivelazione divina e non delle doti del pescatore, a cui dà un nome nuovo. E infatti dice e spiega soprattutto questo cambiamento di nome con un gioco di parole. E tu sei Pietro. E su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Il potere delle chiavi, quindi, scaturisce da questo rapporto unico, da una reciproca conoscenza. Pietro dice: tu sei il Cristo, Gesù dice: tu sei Pietro. Le chiavi date all'apostolo, quindi, hanno a che fare con l'identità profonda di Gesù in quanto Messia e simboleggiano la salvezza che Gesù ha portato, che consiste fondamentalmente nel perdono. Infatti, dopo il rinnegamento di Pietro, Pietro appunto farà esperienza dell'amore misericordioso di Gesù, e le chiavi riguardano anche la nuova identità del pescatore, chiamato a essere pietra, cioè fondamento sul quale Cristo edificherà la Chiesa, una comunità che ha il compito di prolungare la sua missione fino alla fine del mondo. E certo che le potenze degli inferi non avranno nessun potere appunto sulla Chiesa. Nell'affresco, il centro della composizione e anche punto di fuga dell'enorme piazza è dato da questo edificio a pianta circolare che si trova proprio al di sopra della scena principale. E in modo particolare, il centro punto di fuga è proprio questa porta che si vede, che è simbolo del perdono e chiaramente allude alla porta del paradiso di cui le chiavi sono trattenute appunto da Pietro. Le chiavi che vediamo in mano a Pietro, che Gesù sta dando a Pietro, sono una d'oro e una d'argento. Chiaramente alludono al potere del Papa, che è un potere spirituale e un potere temporale, ma alludono anche alla doppia potestà, il doppio potere che Gesù ha dato al Papa, cioè quello di legare e di sciogliere. Gesù consegna queste chiavi a Pietro, che è inginocchiato, il cui sguardo sembra riassumere
e la frase che l'apostolo Pietro dirà a Gesù dopo il triste episodio appunto del rinnegamento: Signore, tu sei tutto, tu lo sai che io ti amo. Pietro è circondato da altri apostoli, vediamo in modo particolare quello più giovane, chiaramente si tratta di Giovanni, ma vediamo rappresentato di spalle anche l'apostolo Giuda, che curiosamente, come puoi vedere, anche lui è corredato di aureola, vale a dire che Giuda è stato chiamato come tutti gli altri da Gesù e anche lui era destinato alla santità, a una vita felice, e invece il tradimento è stata una sua scelta libera, una sua scelta personale, cioè quello di allontanarsi di Gesù e soprattutto vendere Gesù. E poi è interessante perché i colori dell'apostolo Giuda sono all'opposto di quelli di Pietro, vale a dire la veste gialla e il mantello blu. Dall'altra parte invece si trova un presunto autoritratto del Perugino, che è il personaggio con il cappello nero che guarda direttamente verso lo spettatore, e poi ci sono questi due personaggi che sono gli architetti fiorentini che lavorarono nel cantiere della Cappella Sistina. Si tratta di Giovanni Dolci, che è questo che tiene la squadra in mano, mentre questo dietro, vestito di blu, invece è Baccio Pontelli con il compasso in mano. E probabilmente quest'altro personaggio avanti è lo scultore Andrea Bregno. Al centro, come dicevamo, è rappresentato un magnifico edificio a pianta centrale con cupola, simbolo dell'universalità della Chiesa, ma anche una trasposizione ideale del Tempio di Gerusalemme. E in secondo piano, invece, vediamo una citazione dell'antico, infatti ci sono questi due edifici che rimandano all'Arco di Costantino, presente ancora tutt'oggi a Roma, quindi questo rientra, diciamo così, a questa passione per l'antico che era tipica di questo periodo del Rinascimento. In secondo piano, nella piazza, poi ci sono due scene rappresentate. La prima scena è quella del pagamento del tributo, vediamo qui Gesù che sta prendendo la moneta, mentre dall'altra parte vediamo il tentativo di alcuni farisei di lapidare Gesù, che è rappresentato qui al centro. Molto bello e interessante il paesaggio sullo sfondo, in modo particolare si vedono queste colline, questi alberelli tipici dell'arte del Perugino, ma soprattutto è molto interessante la prospettiva aerea che dà l'idea di lontananza attraverso questo sfumato graduale verso l'infinito. Grazie ancora della tua attenzione e arrivederci al prossimo video.